No, non mi deve, però un momento, lì c'è anche la forza dell'incoscienza, nel senso che io non me ne devo conto anche del, soprattutto del tema, sì, io mi ero diplomato al centro sperimentale, quindi avevo dal punto di vista tecnico il diploma di regia, però insomma, questo lo dico in modo, con molto rispetto per il centro sperimentale, però non è che questo sia sufficiente per diventare registi. Ma c'era la forza dell'incoscienza, cioè io non mi rendevo conto del soggetto, tant'è vero che noi, includo Enzo Doria, che producevamo insieme il film, noi andammo, facevamo un tentativo, ne parlò anche in modo spiritoso, ironico, lo stesso Kesic, quando andammo da lui, lui diceva voi siete pazzi, perché l'idea di buttare la madre giù nel, nel burrone, adesso tutto passa, perché in televisione tutto, si vede tutto, ma allora in quell'Italia là, il matricidio in quel modo così efferrato e così freddo, oppure la soppressione del fratello disabile, erano delle azioni molto provocatorie, per cui noi non trovavamo assolutamente nessuno che finanziasse il film. Allora in me non è che c'era, dice io voglio affermare questi principi perché no, voglio capire chi io sono, come mia identità personale anche. Allora decidi di rischiare anche con la, diciamo, con un certo scetticismo da parte anche dei miei familiari, dice ma. Però che assolutamente non mi ostacolarono ma anzi favorirono questa realizzazione e poi dopo è come se un tempo anche lungo mi sia reso conto che effettivamente quel soggetto lì, in quell'Italia lì beh, era abbastanza forte, ecco, perché uno. Poi il problema della madre è stato ridicolizzato, è stato. Però effettivamente poi ogni cosa che si dice sulla madre rischia di diventare una barzelletta, però effettivamente l'estrema azione, proprio l'uccisione, la sterminazione della figura materna, beh, infatti. Questo è un ricordo che avrò sempre, alla prima proiezione al Festival di Locarno, io ero, era per me la prima volta, io vedevo con un pubblico e incominciai a sentire delle risate. Erano però delle risate di stupore, quasi tipo isterico, perché non si rende, cioè gli spettatori non si aspettavano certi momenti. Crudeli e grotteschi, e, non se lo aspettavano. E poi dopo alla fine invece ci fu un applauso, proprio perché c'era uno stupore, ecco, sul che era proprio sul tema, sulla storia, che in sé poi non è che sia una qualità assolutamente, tant'è vero che poi il film in qualche modo determinò, mi pare, adesso che ricordo, un entusiasmo da parte di chi non so, vedeva un cinema magari d'avanguardia ma di impianto comunque realistico, il partito dei godardiani che era numerosissimo, perché Godard proprio era il mito dei giovani, poi tante volte che Bernardo, ma non solo, insomma, tanti giovani iniziavano ispirandosi a Godard, spesso imitandolo e senza con dei risultati sì, mediocri, ecco, però è veramente Godard era il mito, era la stella, e in qualche modo era tutto ma non un godardiano.